Torna a vincere in trasferta il Chieti, lo aveva fatto alla quinta giornata a Senigallia per 3-2, stesso risultato a Civitanova al termine di una partita con errori, emozioni e magie. Tre punti che consentono ai neroverdi di rimanere in scia della San Benedettese, sempre distante due lunghezze. Ignoffo recupera Balic e Di Dio, entreranno in corso d'opera. Nella Civitanovese Alfonsi ha tutti a disposizione, compreso Spagna, tornato dalla maxi squalifica di 7 giornate. Inizio traumatico del Chieti che dopo 60 secondi si trova già sotto. Pasticcio difensivo, ne approfitta Buonavoglia che non perdona. Neroverdi gelati e ancora distratti. Al quarto Padovani ha tra i piedi la palla del 2-0, ma da 0 metri colpisce una traversa clamorosa. Il numero 9 ci riprova, stavolta Servalli salva. La Civitanovese continua a giocare mentre il Chieti è ancora addormentato e così al 21esimo arriva il 2-0 marchigiano con Bevilacqua. Il raddoppio scuote i neroverdi che al 29esimo riaprono il match con Fall. Il bomber spinge in rete da 2 passi il 6° gol stagionale. Da qui in avanti solo Chieti. 35esimo Ceccarelli dal limite mira l'angolino ma Petrucci è strepitoso e sventa con l'aiuto del palo. 2 minuti dopo ancora Ceccarelli di testa fa gridare il gol ma passa l'acqua, salva la porta in rovesciata. Il Chieti continua a macinare gioco. 40esimo Touré, solo davanti a Petrucci, si fa parare il tiro. L'estremo difensore è poi miracoloso su conclusione di Della Quercia. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Al 17esimo è Forgione a sfiorare il pari, timbrando il palo di testa. Il pareggio però è nell'aria. Arriva al 35esimo con una invenzione di Ceccarelli imbeccato da Fall. Il giocatore disegna una parabola bella e impossibile. Il Chieti ha ancora energie e non molla la presa. Touré si mette in proprio e scaglia in porta il tiro del 2-3. Break della Civitanovese con un tiro di Spagna, Servalli è attento. Nel recupero il subentrato Di Dio potrebbe fare poker ma conclude a lato. Finisce con i giocatori ad esultare sotto lo spicchio di tribuna dove sono i 400 tifosi neroverdi. Domenica prossima si torna all'Angelini contro l'Atletico Ascoli.